promesse, ma i posti auto riservati al clero, esclusiva nazionale. Un anno e mezzo di ricerche, battaglie, interviste, dichiarazioni e promesse, ma i posti auto riservati al clero, esclusiva nazionale di Francavilla Fontana, sono ancora lì, di fronte a molte delle chiese della città dei Pappamusci. Telerama aveva già accertato come no, non esistesse nessuna ordinanza e nessuna delibera che legittimasse quello che, di fatto, non potrebbe, codice della strada o Bibbia in mano, mai essere legittimato, uno stallo riservato agli uomini di chiesa. Alcuni sacrestani addirittura si sarebbero presi la briga di dipingere artificialmente le strisce sull'asfalto, altri ancora si sarebbero impadroniti del suolo pubblico utilizzando antichi ma poco religiosi manufatti atti a dissuadere gli automobilisti timorati di Dio a parcheggiare il proprio mezzo, tutto con il beneplacito della polizia municipale che per anni ha multato senza averne potere centinaia di cittadini blasfemi e dell'ufficio tecnico che, dopo aver ricevuto precisi ordini da parte del sindaco Vincenzo Della Corte, continua a fare orecchie da mercante. Alcuni stalli sono ancora lì, ma il primo cittadino, Pappamusci o no, promette: nelle prossime ore i posti auto divini verranno rispediti all'inferno. Ma sì che lo promettiamo, lo facciamo fare subito. Quell'ordinanza non è stata mai trovata, secondo me non è stata mai emessa, e quindi il mio ordine invece agli ufficio tecnico era di rimuovere questi stalli. Mi meraviglia assai che non l'abbiano ancora fatto, ma adesso che mi viene evidenziato immediatamente ridarò l'ordine di rimuoverli, perché così come è stato detto più volte non è previsto da nessuna parte che l'amministrazione riservi dei posti al clero. Una posizione coraggiosa quella del sindaco, che non teme nessun tipo di ripercussione ultraterrena. Se vado all'inferno o in paradiso non dipenderà dallo stallo per i preti. Insomma, l'anomalia francavillese sarà presto debellata. Questo ci ha promesso l'amministrazione, questo si aspettano i cittadini, questo, direbbe San Tommaso, vogliamo prima vederlo con i nostri occhi.